No. L'ultima. Questa, togliti che così ascoltano anche. Ma di dove siete? Ah, Thierry! Il massimo! I più grandi sparagnini d'Italia! Dopo i piranesi! Dopo il bravo! Io non so se un papà Charniel che conosco io gli ha comprato la chitarra al bambino per Natale senza corde. Vedo per incominciare basta. Per incominciare a Londra. Fermo! No. Azienda agricola vinicola del Coglio. Ma dove vai in giro? Non dico il nome per la privacy. Zorzetic. Mette l'annuncio sul giornale. Cerco enologo esperto. Si presente un tutto sporco. Caramello qua, unto, stivai, place di legame. Ha detto, lei cosa fa qua? Sono venuto per l'annuncio. Beh, senta, abbiamo bisogno di un enologo, ma non in quei stati qua. Beva un bicchiere di vino e se ne vada. Che sta il Chiappeltai? Merlot. 2009, 11 gradi e mezzo. Le uve non sono di Prepotto, ma di Albana. Quelli che hanno pestato l'uva coi piedi avevano i piedi sporchi. Giorgetti ci ha detto, che mi chiappe pal culo, mi prende in giro. Beva ancora un bianco e se ne vada. Prende il bianco. Verduzzo, 2010, 13 gradi e mezzo. Avete detto che le uve sono tutte friulane, invece il 38% vengono dalla Puglia. Io porto Zetti colpito al cuore, corre di corsa nell'ufficio che ha la segretaria tipo la Belen, no? Sì, con la farfalla di Bordanza. Ci sono farfalle così. Non sta ridi tu. E dite alla ragazza, fai due gocce di pipì qua, che vediamo se il mona fuori capisce qualcosa. I porte fuori il misfatto, questo assaggia. Intanto questo non è vino, questa è urina di una ragazza dai 26 ai 30 anni, dopo aver dato un'altra cerciaduta, è incinta di 3 mesi, altre cerciate, o mi assumete o dico chi è il padre.